Ciao a tutti, io sono Stu Energy e benvenuti in un nuovo episodio della guida intermedia di City Skylines, versione vanilla senza mod e senza Steam Asset. In questo episodio andremo finalmente ad affrontare i treni. Dopo aver risolto nella guida precedente la carenza di popolazione, che era una cosa importante da andare a risolvere, andiamo a vedere come si fanno i treni. Allora, i treni sono assolutamente importanti, come vedete spawnano come le auto, cioè quindi nascono dai bordi come le auto, e questo è un treno merci. Poi, se mettiamo giù anche, o se andiamo ad aspettarlo, abbiamo anche i treni passeggeri. In questo episodio andremo a mettere due stazioni, quindi andiamo un po' a fare un po' di ordine. Allora, andiamo a spostare questo edificio. E andiamo a fare una... una strada nuova. Allora, di qua ne mettiamo un pezzettino e questo lo andiamo a spostare qua, questo lo andiamo a spostare qua. Benissimo. Adesso che abbiamo fatto, diciamo, questa parte nuova, andiamo a togliere il semaforo. Bene. Andiamo, vi faccio un esperimento. Vado ad aggiungere una strada qui senza metterci nulla, poi vi spiego perché. A questo punto andiamo a fare la stazione. Come si fa la stazione? Allora, la stazione ha una certa lunghezza. Se noi andiamo a fare una strada, deve essere piazzata a bordo strada. Andiamo a fare per esempio una strada messa qua, andiamo a cancellare, state attenti a non andare a cancellare troppo in là, altrimenti andate, potrebbe anche essere che vi faccia cancellare questo pezzo e poi è un problema perché non potete più andarlo a ricostruire. Andiamo a cancellare questo pezzettino qui. Abbiamo sbloccato la stazione. Allora, andiamo a prendere questa stazione normale. Si può mettere questa stazione, oppure, che è la stazione base, oppure se avete preso l'espansione con le stazioni, potete anche mettere queste meravigliose stazioni che sono leggermente diverse. Ecco, andiamo a mettere questa qui, che è molto molto bella. Quindi andiamo a piazzarla qui al centro. Andate a vedere il rumore, questa fa 115 di rumore, quindi se voi ci mettete vicino delle zone residenziali si lamenteranno tantissimo, quindi non è adatta. Cioè, se voi l'avreste messa qua, tutte le persone qua sotto si sarebbero lamentate, sarebbe stato un grosso problema, ed è per questo che noi la mettiamo da questa parte. Quindi la mettiamo così. Ok, andiamo a vedere come andare ad ottimizzare il tutto. Quindi andiamo un attimo a cancellare questo, andiamo a cancellarlo così. Ah, mi permette di toglierle ma non mi permette di metterle. Ah, questo è un bel problema. Ok, andiamo a fare così. Ecco, una volta piazzata la stazione si può collegare. Queste stazioni nuove hanno, a differenza di quelle tradizionali, che ve la metto ma poi la vado a cancellare di qua,
Questa ha solamente due binari, questa ha quattro binari. Perché? Perché i treni si fermano di lato e al centro ha una linea di bypass, cioè i treni possono andare dritti senza andarsi a fermare e eventualmente ad accodare. Quindi, mentre questa, se volete un binario di bypass, lo dovete fare voi esterno. Perché vi dico questo? Perché questa linea, come avete visto, è usata anche per i treni normali, quelli che vengono dal bordo, e quindi è un problema, cioè bisogna assolutamente considerarlo. Bene, adesso dall'altra parte andiamo a metterci una stazione cargo. La stazione cargo va a gestire le merci. Allora la mettiamo qui al centro e andiamo ad unirla, andiamo a prendere la curva e andiamo ad unirla piano piano così. Bene, a questo punto abbiamo messo quasi tutto. Allora, vediamo di fare un giro così. Allora, vediamo di far arrivare anche una linea tram da queste parti. Quindi andiamo a selezionare questa parte qua. Andiamo a selezionare questo nodo. Siccome la strada viene storta, come avete visto. Allora, facciamo pagina giù. Ci andiamo a fare temporaneamente una strada guida così, più o meno è così. Bene, noi andiamo adesso a fare una pagina su e andiamo a collegarla così e così. Allora, vediamo. Oppure facciamo in un altro modo. Andiamo a prenderci questo, andiamo a togliere lo snap e piano piano andiamo a trovare il minimo in cui possiamo scendere. Eccolo qua. Andiamo a riabilitarlo e abbiamo la nostra strada. La facciamo arrivare fin qua e la facciamo chiudere. Poi questa linea la possiamo anche togliere perché oramai siamo collegati, dovremmo essere quasi collegati. Quindi allora per adesso lo facciamo arrivare fin qua. Così, ottimo. Allora, diciamo che abbiamo messo una linea passeggeri, abbiamo messo una linea cargo. Adesso andiamo a fare due cose, le opere di servizio di collegamento. La linea cargo vi andrà a spawnare un sacco di camion. La linea, diciamo, persone vi andrà a spawnare un sacco di persone che arriveranno con i treni. Quindi dovremo gestirle. Andiamo ad aumentare ancora un po' perché non voglio avere problemi di servizi. Quindi andiamo a fare, in questo caso, andiamo a prendere una strada che non abbiamo usato fino adesso e la avete, secondo me, se avete After Dark. Allora, questo riusciamo ad aggiornarlo? No, ovviamente, perché questa stazione c'ha questo piccolo pezzo. Quindi stiamo così e stiamo a vedere a che punto stiamo a vedere se questa strada ci sopporta il traffico. Qui no, qui andiamo a metterla così. Bene, quindi da questa parte ne avremo due. Eccolo qua, qui arriva un cargo, vedete che passa al centro adesso. Avete visto? Ecco. Il bypass funziona esattamente così, non andiamo ad occupare il binario. Nel frattempo che aspettiamo che arrivino
le persone, avete visto che qua si stanno upgradando a manetta. Guardate, guardate, guardate quanti. C'è una corsa all'upgrade. Perché? Perché abbiamo fornito un servizio. Il cargo e la zona industriale vanno assolutamente a braccetto. Sono assolutamente contenti e vanno a creare parecchio traffico. È bene, se non siete certi, andare a mettere tutte le strade che passano vicino al cargo senso unico. Avrebbe anche senso mettere un senso unico qua da sinistra verso destra. Perché? Perché entrano a sinistra ed escono a destra. Stiamo a vedere come va a finire. Se non c'è traffico particolare, lo lasciamo. E come avete visto è arrivato il primo, è partito il primo treno cargo. I treni vengono fatti e quindi vengono prodotti da qua, oppure arrivano e scaricano. In questo caso andiamo ad usare invece anche l'altra stazione. Andiamo a prendere gli autobus, andiamo a fare una nuova linea autobus. Andiamo qua. Lo facciamo partire da qua davanti, anzi lo facciamo partire da qua e poi vi spiego perché. Lo andiamo a far arrivare qua, lo facciamo girare qua con una fermata e poi andiamo a farlo fermare qui. Lo andiamo a far fermare vicino al tram e poi torniamo piano piano dall'altra parte e lo facciamo rifermare, questo non qua perché sennò andrebbe a fermare tutto. Lo andiamo a mettere un pochino più in là. Questa invece la possiamo mettere benissimo qua e poi andiamo a chiudere la linea. Gli andiamo a cambiare, dov'è? Eccolo qua. Gli andiamo a cambiare colore, gli andiamo a mettere un bel colore rosso e andiamo a vedere con una bella velocità 3 le persone che arrivano. L'avrete già notato, questa struttura ha un parcheggio, è una delle poche strutture, queste qua, che vengono, queste stazioni evolute, che nascono con il parcheggio. Dobbiamo stare attenti che in questa fermata ci siano abbastanza, non ci sia mai un accumulo come nelle altre. Poi faremo una puntata dove andremo a vedere piano piano tutte quante le... Ecco, il treno è spawnato, ha portato via le persone, bene. Piano piano gli autobus si vanno a separare, quindi si vanno a separare. Vedete che si crea la coda qua, vedete? Ecco, per evitare la coda ci vuole un'altra corsia, quindi andiamo qui, prendiamo questa strada e andiamo ad aggiornarla. Col tasto destro, come vedete, cambia dove vanno le due corsie. In questo caso, udite udite, ce ne sono due, ok? Quindi l'autobus si ferma, però va la macchina che lo deve sorpassare lo va a cambiare corsia. Adesso c'è il despawning perché devono ancora capire che la strada è nuova. Eccolo qua. Come vedete nascono un sacco di treni da una parte e dall'altra. Per adesso il traffico, ecco qui adesso si va a generare un botto di traffico, lo vedete? Un botto, assolutamente, però per adesso pare reggere. Arrivano le persone, eccolo qua, e qui andiamo a vedere quante persone escono. Guardate quante, eccolo qua. Ce la fanno i nostri autobus? No. Ve lo dico già, no. Perché non ce la fanno? Semplicemente perché sono assolutamente troppe queste persone. Quante sono? Andiamo a vederle. Andiamo qua nella linea. Andiamo qua. Ci sono solo 500, no, 515. Sono dall'altra parte. Andate a vedere. Qui ce ne sono 236. Cosa facciamo? Allora,
prima degli ultimi aggiornamenti non avremmo potuto fare assolutamente nulla se non cambiare metodo di trasporto, mettere una monorotaia, mettere quello che volete. In questo caso possiamo cambiare veicolo, questo ha 30 persone, a mano quelli nuovi ne hanno di più, come vedete si va da 22 fino a 65 fino a 80 con il bus articolato, oppure 60 con il double decker. Proviamo a mettere questo con 80, il massimo, andiamo al massimo, rimettiamo 3 e andiamo a vedere se piano piano ci porta via le persone. Direi che, come vedete, sembrerebbe funzionare. In questo caso abbiamo avuto una fortuna sfacciata, perché ovviamente abbiamo beccato l'inizio di tutta la zona. Adesso andiamo a vedere questo incrocio. Allora, andiamo a togliere un attimo il semaforo. Andiamo a vedere se riesce a reggere. Come vedete, comincia a formarsi. Vedete le macchine che rallentano? Bene, le macchine rallentano perché ci sono troppi attraversamenti pedonali e ci sono soprattutto troppi nodi, troppi. Quindi in questo caso un po' riesce a reggerlo, però probabilmente potrebbe crearsi del traffico, quindi qua potremmo zonare anche, però non so, io ci andrei molto molto cauto. Per esempio qui sarebbe molto meglio metterci una zona pedonale, per esempio, o cose del genere. Andiamo a lasciarlo qui, vediamo col tempo se il nostro esperimento di mettere questi nodi vicino funziona oppure no. Quindi direi che per questo episodio siamo a buon punto. Andiamo a vedere, questo è vuoto, questo lo andiamo a svuotare di nuovo, questo si sta riempiendo a metà e la nostra stazione dei treni direi che sta andando abbastanza bene. Dobbiamo solo sperare che il bus ci porti via piano piano le persone. Se non ce la fanno e ci verrà in mente qualche cos'altro, andremo ad aumentare probabilmente il numero di autobus. Perché no? Andremo a collegarla anche con un percorso pedonale. Bene, ci andremo ad inventare qualche altra cosa. Bene, direi che per questo episodio è tutto. Se vi è piaciuto questo episodio lasciate un pollice in su, iscrivetevi al canale, andate ad abbonarvi se volete supportare attivamente questa creazione delle guide passo passo, questa faticaccia, e iscrivetevi a tutti i social. E vi ricordo che queste guide sono fatte in collaborazione con Project Paradox Italia, un network Telegram i cui link li trovate nella descrizione dell'episodio, come tutti gli altri miei social, quindi il server Discord, Instagram, Twitter e anche Reddit. Bene, per questo episodio è tutto e fino alla prossima vi saluto e vi auguro una magnifica giornata. Ciao ciao.